Sì, grazie, buongiorno a tutti. Voglio ringraziarvi innanzitutto per l'invito. È molto importante tenere alto il dibattito, non fermarci di fronte alle difficoltà che in questo momento stiamo vivendo. Abbiamo iniziato all'inizio di questa legislatura, un anno fa, una riflessione. Quale poteva essere la nostra chiave di lettura della contemporaneità rispetto al modello sociale che vedevamo fare acqua da tutte le parti? E la chiave di lettura è naturalmente venuta molto naturale, quella di salvare il pianeta. Investendo con sostenibilità in un cambiamento dei rapporti sociali, economici, e investendo naturalmente in una qualità del modello sociale che potrebbe essere ottenere dei grandi risultati da tutto questo. E questo è un po' lo sguardo che questa legislatura europea ha voluto dare fin dal suo inizio. E infatti, dopo alcuni mesi, dopo la formazione della Commissione, la presentazione del Green Deal è stata salutata come un punto davvero di partenza della nostra azione. Naturalmente, come sappiamo, questo un po' si è rallentato perché le difficoltà, la pandemia, nessuno si sarebbe aspettato che il mondo si sarebbe fermato, non solo l'Italia o l'Europa, ma il mondo si sarebbe fermato. E nelle difficoltà oggi abbiamo bisogno di riaffermare alcuni principi. Ecco perché quello sguardo e quegli obiettivi e quelle ambizioni non possono fermarsi. La scorsa settimana abbiamo avuto qui in Parlamento la presentazione del Recovery Fund da parte della Presidente della Commissione. Sarà la possibilità di sostenere quel rilancio economico di cui abbiamo bisogno e che in questo momento, in particolare, il nostro continente e le nostre società aspettano. Naturalmente non possiamo permetterci di lasciare indietro però quei programmi che all'inizio della legislatura erano stati messi sul tavolo con grande ambizione. Abbiamo davanti a noi in questo momento, caro Presidente, voglio salutare il Presidente Conte con amicizia, abbiamo davanti a noi una grande sfida, ovvero la possibilità di progettare una nuova Europa che sia naturalmente più equa, che risponda a quei criteri di quello sguardo che un anno fa ci ha fatto pensare che salvare il pianeta fosse conveniente. Un'Europa più equa, più verde, più digitale, proiettata al futuro. Le indicazioni che anche il Presidente Laporta poco fa sosteneva sono molto evidenti. Progettare i prossimi 10 anni, non possiamo non accettare questa sfida. Siamo d'altra parte altresì convinti che le sfide ambientali che abbiamo davanti, penso alla perdita della biodiversità, al collasso dei servizi ecosistemici, all'inquinamento, ai cambiamenti climatici, possano favorire uno sviluppo diverso e anche più conveniente. Siamo consapevoli, innanzitutto, della perdita irriversibile di un certo numero di specie fino all'estinzione, al di là di ciò che molti scienziati considerano sicuro per il nostro ecosistema. E siamo, sull'orlo, naturalmente, di un disastro climatico. Fino alla loro istituzione 25 anni fa, l'Agenzia Europea dell'Ambiente e la Rete Europea di Informazione e di Osservazione in materia ambientale hanno raccolto e analizzato i dati e li hanno trasformati in informazioni, conoscenze per sostenere il processo decisionale e informare il pubblico e anche i legislatori. Questa cooperazione, questo lavoro è di grande valore. L'Agenzia ci fornisce le sue competenze, il suo contributo tecnico, gli obiettivi di sviluppo sostenibile del 2030, la lotta contro il cambiamento climatico europeo. Naturalmente, riguarda la vita di
milioni di persone che vivono nell'Unione. Ed è stata istituita, e questo era un po' l'ambizione, per proteggere la salute umana, l'ambiente, per rendere l'Unione Europea nel complesso più sicura e più competitiva della pandemia, ci richiama a questi obiettivi. Negli ultimi anni, con l'adozione di quasi tutte le normative ambientali, l'elenco dei compiti dell'agenzia, che l'agenzia deve svolgere, sicuro che è un convinto dell'agenzia europea, è un fervente sostenitore della sua stabilità finanziaria. L'agenzia agisce come un'unica interfaccia tra le istituzioni dell'Unione, è un caso molto eloquente. Gli Stati membri, le autorità nazionali, le autorità regionali, devono garantire che i quadri normativi dell'Unione funzionino bene, abbiano il necessario contributo scientifico. Il lavoro fornito da noi, le decisioni su un'ampia gamma di questioni, passa dalle informazioni, in questo caso anche dalle informazioni dell'agenzia. In Italia, come tutti gli Stati membri, c'è accesso allo stesso alto livello di competenza tecnica, perché i migliori esperti di tutta l'Unione attraverso EIONET, la rete europea di informazione e osservazione ambientale. Cosa succede? Che ogni 5 anni l'agenzia presenta approfondita perspettive EO. All'inizio di dicembre l'agenzia ha pubblicato 2020 e il dottor Bruinix, che saluto, direttore esecutivo dell'agenzia, ce la presenterà questa mattina. Questo rapporto arriva in un momento chiave per le politiche dell'Unione. L'Europa si trova in termini ambientali, emergenza, mentre ambientali e climatici hanno fatto la differenza, hanno portato benefici sostanziali negli ultimi 10 anni, abbiamo bisogno in questo momento in particolare di un'azione urgente di tutta l'Unione per affrontare il cambiamento climatico. E qui nasce naturalmente il riferimento europeo di raggiungere con l'azione dell'Unione Europea una leadership morale, una leadership mondiale morale. Arrivare ad un continente ad emissioni zero è davvero la sfida del futuro. Per questo motivo a novembre il Parlamento ha dichiarato un'emergenza climatica e ambientale, ha riconosciuto che non si può più come passato. Abbiamo cambiamenti politici che coinvolgano la nostra società nel suo complesso e che per riuscire nella transizione verde non lasciano indietro nessuno. Abbiamo anche bisogno di lavorare in modo diverso nei diversi settori che si rurali, di gas serra, distruzione del mondo naturale. L'Europa sta affrontando l'emergenza climatica e la trasformazione verso un futuro più sostenibile. Deve tener conto della dimensione sociale, lotta contro. In effetti, le sfide ambientali possono essere risolte solo se poniamo la riduzione delle disuguaglianze al centro dell'azione politica. E le sfide climatiche e le disuguaglianze hanno di una giusta che proteggerà ai cittadini e le nostre società. Lavorare per una società più equa è possibile, è conveniente, dobbiamo spiegarlo ai nostri governi, alle nostre istituzioni, ai nostri, perché una società disuguale in cui ampie fasce della popolazione vivano in condizioni di povertà, questo alimenta la crisi ecologica. Queste sfide
aziende, implicano nuove forme anche di contratti a tutela dei lavoratori. Ecco perché faccio un appello, visto che parliamo in un ambiente italiano, al Parlamento italiano, entrarsi. Se avete visto le mappe interattive pubblicate dall'agenzia nelle ultime settimane, queste dimostrano gli impatti dell'aumento dei livelli del mare in scenari con basse e alte emissioni. L'aumento, ad esempio, dei boschivi in regioni d'Europa. Queste sono prospettive spaventose che devono essere prese sul serio. Dobbiamo agire per alleviare i rischi che le nostre popolazioni dovranno affrontare contro inondazioni, siccità e l'impatto sull'approvvigionamento e altri disastri naturali che diventeranno più frequenti e sempre più costosi. Per i 33 paesi dello spazio economico europeo l'Agenzia stima una perdita miliardi all'anno a eventi meteorologici estremi. Questo significa che abbiamo raggiunto un punto di non ritorno. I punti di non ritorno sono reali, ma ci sono anche delle buone notizie. Bene dirle e diffondere di gas energetico 12% riduzione della produzione di energia da carbone. Un'ottima notizia. Anche il 2019 è stato decisivo perché per la prima volta l'Unione Europea ha fornito più elettricità solare rispetto alle centrali a carbone. L'Unione Europea è all'avanguardia nell'azione per il clima e ha fatto piacere riscontrare in molti consessi internazionali il richiamo a questa leadership abbiamo la nostra fare i giovani il cambiamento pongono l'azione per il clima e la salute pubblica tra le loro più alte priorità è il nostro sguardo e sono loro i motori dei profondi cambiamenti di cui abbiamo bisogno al modo in cui ci alimentiamo, al modo in cui ci vestiamo, all'aria e alla sua qualità che respiriamo. Lo vediamo a livello globale, cambiamenti radicali qualità dell'aria. Anche in Cina, grazie alle richieste e alla mobilitazione dei cittadini. Rimarrò quindi un cauto ottimista, guidato dai consigli affidabili, come il per vedere può cambiare la storia e raggiungere un futuro più sostenibile. Io vi ringrazio, saluto il Presidente del Consiglio e il Ministro che sono presenti e li ascolterò volentieri e naturalmente è un incoraggiamento in modo che standard di qualità della vita dei cittadini europei perché soltanto con un'Europa pronta ad essere capofila in questa battaglia potrà esserci salvare il pianeta azioni a tempo naturalmente della futura.